Buongiorno, leggiamo questa mattina dal libro delle Lamentazioni, capitolo 3, versetti 40 a 42. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo al Signore. Eleviamo le mani e i nostri cuori a Dio nei cieli. Noi abbiamo peccato, siamo stati ribelli. Ritornare a Dio. L'uomo ha tentato in vari modi e tenta ancora disperatamente di risolvere i numerosi problemi che lo superano. Ma raramente pensa di rivolgersi a Dio per conoscerne la causa. La Bibbia ci mostra dove iniziano i fallimenti della vita, dichiarando: ognuno di noi seguiva la propria via. Isaia capitolo 53 versetto 6. Se non vogliamo saperne di Dio, diventiamo suoi nemici e ci disorientiamo. Oggi l'uomo è subissato dai problemi. I progressi che pretende di fare non fanno altro che mostrare palesemente, e qualche volta rendendolo ancora più profondo, l'abisso che lo separa da Dio e dalla vera felicità. E se ritornassimo verso Dio? Non è forse Dio, Lui che ci ha creati, l'unico che può aiutarci? Confessiamo che lo abbiamo volontariamente dimenticato, perché ci piace vivere indipendentemente da Lui. Riconosciamo che questo è un grave peccato e chiediamogli perdono mediante Gesù Cristo. Accettiamo di lasciargli della nostra vita il posto che ha di diritto. Allora tutto cambierà. I problemi non spariranno del tutto, ma li affronteremo con la forza che il Dio di amore ci dà. Il suo amore è grande come la sua potenza. Dio ci invita a ritornare a Lui. Non potete nascondervi dietro a pretesti inconsistenti. Vi occorre una scelta che impegnerà tutto il vostro essere. Volontà, ragione, sentimento. Non esitate. Fatelo ora. Che il Signore ci benedica.